Oggi domenica 14 ottobre, come dice il proverbio, ottobre. Domenica non partire per non partire, dice il proverbio. Io non conosco. Domenica non partire per non partire, non conosco. Vabbè. Sei arrogante. Va bene, sei. Cominciamo, che mandiamo la sigla. Mandiamo la sigla, sì. Mandiamo la sigla. Il programmone. Il programmone. Nino Frassica presenta Programmone con Nino Frassica e Gianfranco Padda. Il programmone. Che hai fatto ieri sera? Sono rimasto a casa, sempre la solita biattezza, sempre serata insignificante. Mi sono comprato una pizzetta, ma la sono portata a casa. Ma sono sai che ho fatto ieri? Sono stato alla festa di Donatella Versace. Perché non mi ha chiamato? È in Italia. Poi a un certo punto sono arrivato a mezzanotte preciso, Gloria Guida e Johnny Dorelli. Veramente? Gloria Guida senza Johnny Dorelli. Paola e Chiara senza Paola. Ok. L'orchestra sì. Casadei in sì. abito scuro. A mezzanotte sono arrivati. Sì. La senatrice Mezzopane. Ah, ecco. Col suo fidanzato, sì. quello che ha 52 anni meno di lei. Sì, quello che fa un strip, man. Quello là, è andato al Grande Fratello. Sì, sì. Lui aveva le foto, ha portato le foto quando sì. è stato eletto Mister Muscolo. Ho capito. E ci faceva vedere a tutte le foto. Perché c'era Bertosa. Io dissi. Vanitoso. Allora io dissi sì. a voce alta. Guardate il tetto quanto è bello. Perché? Io. Perché? Mentre tutti guardavano sì, il cielo, sì. mi sono fregato 3 fotografie di Mister Muscolo. Che gli fregava? Me la sono ficcata dentro la giacca, mi piacevano. Mi piaceva Mister Muscolo, porca miseria. Sperando che nessuno se ne accorgesse, no? Poi è arrivato Robbe Facchinetti sì. e Francesco sì. Facchinetti, sì. il quale è andato a fumare di nascosto una sigaretta. Figlio, il padre Robbe sì. se ne accorge ah. e non ti dico. Arrabbiato. Certo, il padre di Francesco Facchinetti sì, sì, non vuole che suo figlio fuma. Certo. Ma lui c'ha quasi 50 anni il figlio. Sì, lo so, però non vuole che non è giusto. Ha preso il coltello, quello per tagliare il salame. È il coltello, ha preso. E gliel'ha ficcato nella schiena. Ma porca mia, non può essere. Ha preso una statuetta di bronzo con la testa di Mussolini e gliel'ha tirata addosso al figlio. Francesco piangendo, scusa papi, scusa papi. Ma il segreto che è arrivato, porta sai, che è successo, io, guarda, poi, non devi fumare, bastava sai, che gli diceva come non un devi padre, fumare. Un padre sì. è sempre un padre. Sì, beh, per sì. il figlio si venderebbe la madre e lo ha perdonato. È finita a Tarallucci e Vini. Bello, vabbè. Una bella festa. È bellissima. Peccato che non sei venuto. Ti avrebbe sentato Mister Muscolo. Cioè, mi sarebbe piaciuto. Il tuo tipo, me Mister tuo Muscolo me ne può fregare di meno. Comunque c'ho 3 fotografie sue, me le sono prese. Ma quello non mi interessa. Mettiamo un disco. Però mi piaceva incontrare Robby Facchinetti, Erfio, a Cancellieri, insomma tutti questi. Smutisco disco. Abbiamo noi ospite il campanologo Carmine Fasano. Ti piace Vasco Rossi, professore? Sì. La campagnola bella, tu sei la reginella, sì. quando sfondi il sole, professore. Te colore, te valuti, professore, Vasco Rossi ti piace? La tua voce, un po' di pace, o vivere, vivere. Grazie, professore. Campagnola bella, tu sei la reginella. Grazie, sei professore. La reginella. Campagnolo è quasi un disprovo, mi sa di... Adesso siamo collegati con la sede regionale della Spagna, la Spagna, Rai Spagna. La Rai si sta aprendo verso il mercato europeo e c'è anche in Spagna una nostra redazione. Abbiamo il giornalista, cos'è? Pronto? Sì. Pronto, mi senti? Sì, cos'è? Sì. Sì, cos'è? Sì, mi sento. Cos'è? Sì. Parlaci del successo della nostra trasmissione in Spagna. Parlaci del successo della nostra trasmissione in Spagna. Parlaci del successo della nostra trasmissione in Spagna. Non ha avuto successo. Purtroppo non ha avuto successo. Però abbiamo un grande successo in Italia. Io sono cantautore, so, perché non canto? Anche se tu cantassi, pensi che saresti felice? Penso proprio di no. Professore campanologo Carmine Fasano, cosa ne pensa di questa canzone? Ma se dopo... Professore, le è piaciuta questa canzone? Sì, le è piaciuta. Sì, bella, che significava? Noi se canzoni come piacciono, cioè, diciamo. Non vi piacciono queste canzoni? Sì. Ma dico una cosa, sai,
sostrato una cosa. Quanto è bella la luna, quanto è bella la terra, tutto viene di frutto di qualità. Chaque week-end sur Radio Rai 2, à 13h45, programmone avec Nino Frassica. E siamo giunti al momento dello sponsor. Arredamenti Fratelli Todano e Figli. Fratelli Todano e Figli. Per favore. Sponsor. Arredano case. Questo sponsor praticamente è un nostro sponsor. Qui il Rai. Sì. Arredano case, ville, ospedali, negozi, discoteche, cantiere, cantine, cimiteri, pozzi, cucci, porcili. Fratelli Todano e Figli. Questo era lo sponsor. Mi pare un po' poverino, una cosa un po', capito? Vabbè. E oggi diciamo una rubrica un po' di gossip, sì, diciamo, anche se noi lo trattiamo non tantissimo, però abbiamo, è venuto a trovarci, io sono amico da almeno 47 anni, siamo conosciuti, abbiamo Luciana Turina che purtroppo dopo 75 anni morse. No, è viva e vegetariana. Sì, è viva e vegetariana. Lei praticamente si è lasciata con suo marito dopo 75 anni di matrimonio. E perché? Questa indiscrezione. No, lei è italiana e Luciano Turina. Ah, queste sono indiscrezioni che voi dovete tanto piluccando dalle. Lei adesso è. Chi è adesso lei? Io ho perso l'identità. Non è Luciano Turina, è Luciano Turina. Sì, sì, certo, certo. Io sono Luciano Turina. E quindi per 75 anni è stata anche. Insieme conviveva, sì. Vi siete sposati? No. Ah, però convivevate, ha avuto un compagno per 75 anni consecutivi. Ecco, e adesso hai deciso, posso darti il tuo? Sì. Ma certo. Hai deciso di lasciare il tuo compagno. Perché? Questa è la domanda. Perché il mio compagno si seccava che io mi facevo sempre la barba. Ah, la barba. La barba. Vabbè. Diciamo la ceretta. No, non usavo niente, io così facevo la barba a secco, trac 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 trac. E lui soffriva. Trac 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 trac. Allora con queste belle parole salutiamo Luciana Turina, speriamo di rivederci presto. Meglio che. Complimenti per il programma, Luciana. Peggio che. È stato bello, è stato meglio vederti andar di notte. Su Radio 2, programmone su Radio 2. Su Radio 2. Caro Padda, vedi, tu mi piaci come cantautore, anche se io non ho mai sentito una canzone tua perché non vorrei, capito, essere influenzato. Perché se sento una canzone mi influenza la cosa. Ho capito. Non ho mai sentito. Vabbè, ho so capito, che sei un cantautore, diciamo. Fallito, diciamo. Però, sono fallito, però, ogni volta però sto fallito. Sempre cantautore sei. Sono un cantautore. E sei vestito, purtroppo poi i radioascoltatori non vedono perché è la radio. Ma ti vesti male, sembri. Come mi vesto male? Sembri un domatore con le cose. Non, poi, domatore, non di leone. Non di leone, di cane malato. Sembri un domatore. Di cane malato. Io mi vesto normale, mi vesto. Mamma mia, sembri straccione. Ma che straccione? Sono normale, jeans, magliettina. Adesso io telefono a una grande ditta. Sì. Famosa. Ti veste, ti sponsorizza. Veramente. E tu da domani vesterai elegante. Ma veramente. Senza pagare, ovviamente. Gratis. Tutto quello che vuoi. Calzini, mutande, canottiere, panciere. La panciera non ginocchiere. Manco. Foulard, pandana. Ma in giacca che era questa roba qui, capito? Tutto. A biancheria in costume da bagno, a due pezzi, a un pezzo. A pezzo solo. La Tourette, come si chiama? Allora, vabbè, telefoniamo. Sembra veramente un domatore non di leone. Dei cani malati. Ma come si veste il domatore dei cani malati? Che il domatore di leone è elegante. Sì, vabbè, io vesto così. Straccione. Scusa, non lo prendo come io so casual. Buonasera, sono Silvia. Buonasera, senta. Buonasera Silvia. Servono le misure per quanto riguarda il cantautore Padda, per quanto riguarda il vestirsi bene? Sì. Sì? Sì. Pronto? Ha detto sì? Sì, non la sento benissimo, se può ripetere, per favore. Allora, il cantautore Padda si veste come un domatore di cani.
E per farlo vestire bene vorremmo che magari metteste voi un po' un tocco, un look particolare alla moda. Sì. E lo sponsorizzate nello stesso tempo. Quindi lui viene, prendete le misure, gli fate i vestiti e lui è contento, e contenti voi, contenti tutti. Ok. Va bene? Hai visto? Perfetto. Hai visto che non paghi? Porca, hai visto? Mi sembra male, Ringrazio la signorina. Grazie signorina, grazie. Signorina? Sì, signorina. Ma mi stanno facendo lo stesso. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Volevamo ringraziare veramente per il cantautore Padda, per la vostra gentilezza e squisitezza. Va bene, lui domani viene e lo vestite e diremo sempre che è vestito da voi. Va bene? Ma certo, volentieri, l'aspettiamo. Grazie. Arrivederci. Hai visto? Buonasera. Ringrazio. Grazie. Grazie a lei. Le dedichiamo il disco. Ma certo, arrivederci. Grazie. Le mie colpe le so, potrei far tornare più. Io un cantautore so, perché non canto pure io? Ragiona, finora hai sempre fallito. I miracoli avvengono solo nelle favole. Mi spiace, ma un domani non ci sarà, non torna più. Sabato e la domenica, Radio, Radio 2, programmone. Oh, sì. Gnam. E siamo giunti al momento, oggi la prima puntata del nostro gioco, che si chiama... Scusate, un po' di raucedine in Angola. Allora, interrompiamo? No, non c'è bisogno, non passiamo. Chiamiamo l'ambulanza. No, l'ambulanza addirittura. Poi, no, va bene così, sto bene. Vuoi un bicchiere d'acqua? No, no, benissimo. La sigaretta? Non fumo. Non no, fumo. Uno zaino. Lo zaino ce l'ho, tutto a posto. Vabbè, senti, Padda, oggi iniziamo, quindi sono abbastanza emozionata, anche sia come donna, come artista, lei è l'uomo, come uomo, come donna, come conduttore. Come conduttore. Perché iniziamo oggi la prima puntata, la gara si intitola La corrida, chi la vince? La corrida, chi la vince? CCF. La corrida LCCC chi la vince? CCF chi la vince? CLV chi la vince? Abbiamo due imitatori che vengono, uno viene dal nord, diciamo, e uno viene dal sud. Ma in questo non vogliamo, non c'è nessun diciamo discorso politico, né campanilistico, perché io sarei, tiferei per il sud, però se è più bravo quello del nord, io voto per il nord. Sì, noi spezziamo la lancia a favore del come no, a me mi è successo, sono stato io giurato a Miss Italia, due anni fa, e io ho votato le donne che c'erano, che partecipavano, capito? La precisione, diciamo, doveva votare solo donne. Adesso qua dobbiamo votare la bravura. La bravura, certo. La giuria la facciamo noi due. Sì, però insomma, il tuo voto vale 1, il mio voto vale 10. Perché vale 10? Perché poi io voglio che vale 10. Allora, il tuo vale 10 e il mio vale 100. No, voglio tutti e due pari. Allora, il tuo 100 e io 1000. No, 100 e 100 pure lei. 100 e 100. 100 e 100. 100. Abbiamo qui Andy Bellotti, imitatore trasformista. Trasformista. Da Montepulciano. Montepulciano. Scrive. O tu scrive. Concorrente numero uno. Concorrente numero uno. Numero uno. Il concorrente Andy Bellotti, numero due si Montepulciano. Chiama. Saluta a tutti, Arturo Frassica e vengo Arturo, da... chiamiamolo solo Arturo. Arturo. Chiamiamolo solo Arturo. No, perché solo Arturo? Il signore deve anche dire il cognome. Io non lo conosco. Scusi, il signor Andy ha detto che si chiama Bellotti di cognome. È giusto che il signor Arturo dica qual è il suo cognome, ovvio, no? Posso parlare? Sì. Posso fare in bocca al lupo per questa sfida al concorrente, zio? Se lo fa, lo fai, lo fa. Dai, non devi dire... Il suo cognome vogliamo. Bocca al lupo per la cara. Sì, ma il suo cognome qual è, allora, scusi? Arturo Frassi. Va bene. Arturo? È una coincidenza, si chiama Frassi, ma non, io non lo conosco. Va bene. Per questo gioco si vincono 100.000 euro, quindi io devo essere imparziale. Sì. Va bene. Allora, ascoltiamo l'imitazione del primo concorrente che ci imita Gianna Nannini, Andrea Bellotti. Monti, mari e fiumi attraverso bravo, 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 bravissimo. Sì, entra questa terra e mi ritroverai. È meravigliosa, sei Nina, sei sola al mondo, occhi di sole. Bravo, 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 bravo. Allora, Andy, votiamo per Andy. Quanto dai? Quant'è? Da quanto a quanto? Da 1 a 10. 10. Devo dire la verità. Sì.
forse l'emozione ha giocato un brutto scherzo. Un pochino sì. Sei un po' emozionato? È un pochino sì. Diciamo di sì. No, gli do zero, e gli do zero. Vabbè, no. Per l'emozione. Adesso ascoltiamo Arturo che imita Arturo Prassica. Lauz. Si chiama Prassica. Posso dire? Lauz. Sincera come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera. Può bastare. Amore. Vince il secondo concorrente, a mio giudizio. Quanto gli dai tu? 6, tu dai 6, io do 10, totale 16. Vince, no, 16. No, non vale. Lui ha, no, non vale. Lui cioè, io gli ho dato 10. E 0 fa 0. No, io a lui gli ho dato 6, gli ho dato. E io gli do 10. Non è vero, non è fa vero. No. Vince 100.000 euro. Sì! La prossima settimana sarà una settimana ricca. Fa rima. La prossima sarà una settimana ricca, non fa rima. Avremo ospite Amedeo Curia, il giornalista sportivo, quello che dice sempre esco. Dice esco. Ma non dice esco. Si vede che ti distrai. Faremo sempre la rubrica del barattolo. Sì. Il barattolo. Ci saranno sempre i nostri della band, i nostri della band del programmone, Sergio Spaccavento e gli Alti e Bassi, la Petite Orchestra, Mister Asso, Raff, va bene. E niente, tutto la prossima settimana ci sarà Amedeo Curia e siccome c'è il maestro Giorgio Bracardi, gli facciamo dedicare un pezzo ad Amedeo Curia. Dedicato ad Amedeo Curia. Il giorno mi aggiravo per la città e non sapevo dove andare. A un certo punto chi ti incontra indovina un po'. Amedeo Curia. Amedeo, ti posso a cercare? Dove sei Amedeo? Amedeo! È finita la puntata. È stata una puntata amabilmente imbastita, di gusto. Molto luccichio, rettamata, la musica è stata bella, gli ospiti eccezionali. Non ci sono stati intralci, vilipendi, confusione mentale, mirabilmente condotta da Nino Frassica, Gianfranco Pata, una bella puntata. Allora a sabato prossimo. Sì.